catena di morte, quattro persone sono uccise dall'ossido di carbonio per una stufa difettosa. La Sicilia di Catania, sono un uomo delle stragi. Un prete a Palermo rivela una drammatica confessione. Il Mattino di Napoli, strage per una stufa. Un rifugio di topi ostruiva la canna fumaria. Naturalmente per la edicola completa vi rimandiamo intorno a mezzanotte e mezza. Noi abbiamo concluso, è tutto. Grazie per l'ascolto. Arrivederci. Vediamo com'è il tempo previsto per domani. Una intensa perturbazione sta interessando le nostre regioni. Fino a domani si prevede tempo instabile al sud. Un lieve miglioramento si andrà profilando sulle regioni settentrionali e centrali tirreniche tra qualche ora. Per la mattinata di domani si prevedono nuvole a tratti intense, alternate a rasserenamenti sulle regioni nord-occidentali e sulle regioni centrali tirreniche. Si avranno ancora nevicate sulle regioni nord-orientali e localmente sulle montagne del sud. Nuvoloso con piogge sparse sulle altre regioni, foschie e banchi di nebbia nelle pianure del nord in dissolvimento. Nella serata sulle regioni settentrionali e gradualmente al centro si apriranno delle schiarite, cielo da nuvoloso a variabile, con residue piogge sul meridione, locali nebbie in pianura. Venti e mari, i venti saranno moderati o forti tra nord-ovest e nord-est. I mari saranno generalmente mossi, localmente molto mossi o agitati. Le temperature minime per la prossima notte saranno in lieve diminuzione, oscilleranno tra i meno 4 di Aosta e i 10 di Palermo e Reggio Calabria. Invece le massime saranno in lieve diminuzione sul meridione e stazionarie al centro-nord, oscilleranno tra i 5 gradi di Aosta e di 18. Grazie, arrivederci. Meteo 3, con la partecipazione di Principe by Marzotto, abbigliamento maschile. Pietro, sei pronto? Sicuro, Rocco. Oh, jingle bell, che felicità! Si divertiremo insieme se non cambierete. Jingle bell, che felicità! Si divertiremo assai stando con la Rai. La 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 la. Grandi civiltà del passato. Un viaggio attraverso il tempo alla scoperta di mondi scomparsi e millenari segreti di Egizi, Maya, Incas ed altri ancora. Grandi civiltà del passato. Da oggi in edicola primo e secondo fascicolo più videocassetta sugli Egizi. Buiello, la grande pasta di Napoli. Dal cuore della vigna, Cabernet d'Aquilea Zonin. Zonin, maestri di vigna dal 1821. Star con te. Ciao. Novità, signora? Sì, sono nate le pomoidee. Le pomo cosa? Che idee? Le pomo... Pomoidee! Chi da sempre ti dà il meglio del pomodoro? Oggi ti dà le pomoidee, pomodoro polposo con le olive, il basilico o le verdure, per aiutarti a inventare 10, 100, 1000 piatti. Com'è che si chiamano quelle nuove cose lì? Pomoidee Star, il pomodoro con un'idea dentro. Star è sempre con me. La grande biblioteca,
Un'opera fondamentale. In edicola i capolavori della letteratura, con la prima uscita Il nome della rosa di Umberto Eco e il primo numero della letteratura universale a sole 3.900 lire. La grande biblioteca, Fabri Editori. È un consiglio da amico. Pietro. Che c'è, Rocco? Perché non ci abboniamo? Ci passi tu all'ufficio postale? Un abbonato ha sempre un posto in prima fila. Lo sanno anche i sassi. Ora trasmettiamo il film di Howard Hawks, Gentlemen Prefer Blondes, in versione originale con sottotitoli in italiano. Vi ricordo poi a mezzanotte 40 un altro film, Yankees.